Riparte la giostra al Riano Athletic Center, una stagione sul lotto volante, ma oggi serve soltanto vincere per rilanciarsi dopo il passo falsissimo di Fano e riprendersi playoff, up and down, altro giro, altra corsa. Buona domenica da Gabriele Cascella, Roma City Fossombrone, terz'ultima di Serie D. Palla allontanata dalla contraerea del Fossombrone, palla comunque un po' imprecisa quella calciata dentro da Bonello, che qui recupera un grande pallone di Renzo, sterzata, zona tiro, poi lo fa girare, non gira abbastanza, ma di poco. Vicino c'è Fagotti, verticale verso Battisti, palla sporcata da Bonello prima e poi controllata da Kodromaz che va subito in verticale. Vediamo questo capovolgimento di fronte, 4 contro 4 di Renzo, si butta dentro anche Kodromaz, la palla invece al secondo palo, Bianchi ne stira da super chiusura. Palla che arriva a Bonello, stop con la suola, Cabella, uno sguardo al centro, palla liftata verso Di Renzo, la palla sfila al secondo palo, Todisco ad anticipare Marcantonini che si era addormentato. Sì, praticamente teletrasporta in quella zona di campo Di Renzo, attenzione al contropiede, break, palla un po' troppo corta, Todisco deve lottare in mezzo a due, Todisco da terra, la palla arriva in Gretolli che calcia subito, si allunga Marcantonini e chiude. Calciato bene, palla troppo lenta, traiettoria leggibile. Capesce all'indietro, scogna Miglio, verticale, schermato, attenzione al capovolgimento di fronte, c'è Conti, involato verso la porta, Conti calcia, esterno della rete. Renzo, non è una palla comoda, ma Di Renzo mangia la merenda a Calvosa che poi lo butta per terra e calcio di rigore, si è addormentato Calvosa, non puoi concedere queste situazioni a Di Renzo che se lo guadagna. Rincorsa breve, va Di Renzo, alto! Battisti allarga, c'è spazio da quella parte per Palazzi che stoppa e sfida a duello l'avversario. Palla arretrata in zona tiro, Pandolfi che calcia, conclusione tagliente, imprendibile per Rimbu, 0-1. La palla è proprio verso il numero 9 che di testa fa sfilare Di Renzo, in Gretolli calcia, Marcantonini a due mani, non è finita. Sparacello ricama, fuori gioco. Larga Bonello, perde il pallone Bonello, attenzione a Palazzi, gliel'ha portata via, è un 2 contro 1. Palazzi si butta nello spazio, Fagotti, la palla è proprio verso il numero 9. Fagotti se la allunga un po' troppo, Rimbu in attacco palla, grande coraggio da parte di Rimbu. Sparacello fa la torre, lavora da terra, trasciani ma non riesce a lavorare il pallone, è spezzato a metà il Roma City. C'è spazio quindi per Palazzi. Prova a prenderlo Cabella, Palazzi lo lascia sul posto. Si accentra il 7, Palazzi calcia, conclusione strozzata, che allarga verso Scognamiglio, uno sguardo al centro, il pallone della speranza prolungato da Incretolli che arriva a Todisco, tutti on the box, sono tutti dentro, palla interessante Incretolli, la palla sfila, Trasciani al secondo palo, alimenta ancora Incretolli, dentro l'area di rigore, Murato, Cascoli, uno sguardo al centro, cross arrotato dentro l'area di rigore, Di Renzo, Murato, Di Renzo, vince il ripallo, finisce a terra, non c'è niente, ma che episodio clamoroso. Dentro l'area di rigore del Fossombrone con la maglia di Di Renzo che si è allungata. In bocca e fischia tre volte Alberto Tommaso Vazzano, sconfitta pesantissima per il Roma City che in casa cede il passo al Fossombrone che vince 0-1, decide il gol di Pandolfi entrato dalla panchina e probabilmente condanna a 180 minuti di passione la squadra di Maurizi per prendersi un posto ai playoff.